Ciao a tutte e a tutti, bentornate o bentornati sul mio canale, oppure benvenute o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Io sono Francesco e faccio ormai da diversi anni video qui su YouTube dove condivido la mia esperienza artistica, consigli, tecniche, tutorial con persone che hanno la mia stessa passione verso l'arte. Il tema del video di oggi è un po' più particolare perché ho deciso di parlarvi di alcune cose che mi sono state dette durante il mio percorso artistico che ho trovato un po' fuori luogo. Diciamo che si tratta di alcuni luoghi comuni abbastanza tipici tra gli artisti e sono sicuro che qualcuno di voi se li è sentiti dire almeno una volta. Il mio canale è seguito prevalentemente da artisti e da persone che apprezzano l'arte e quindi ho pensato che fare questo video potesse essere di aiuto agli artisti per sentirsi meno soli e per chi apprezza l'arte invece per non commettere l'errore di dire queste cose anche se a volte sono dette in buona fede. E così ho creato una lista di 5 cose da non dire mai ad un artista. La prima cosa di queste è mi disegni. Questa è una cosa che mi sono sentito dire tantissime volte, soprattutto quando sono all'aperto e disegno qualcosa sul mio sketchbook. Infatti capita che degli estranei si avvicinano per chiedermi di essere disegnati e ovviamente che il disegno poi gli venga regalato. Ora, il fatto che l'arte crea curiosità è una cosa bellissima e ovviamente il modo con cui si pone la gente fa una grossa differenza. Però credo che a prescindere da questo è qualcosa che non si dovrebbe chiedere perché molte volte, soprattutto se si parla con un artista un po' insicuro, potrebbe essere incapace di rifiutarsi. Mi è capitato, soprattutto quando ero più piccolo, di non saper dire di no e finire nel disegnare gratis qualcuno anche se non avevo assolutamente voglia di farlo. Adesso che ho acquisito maggiore sicurezza, se qualcuno mi chiede di essere disegnato, gli spiego che ovviamente la mia arte ha un prezzo e che non si tratta di un semplice hobby. Piuttosto, se si è incuriositi dal lavoro di un artista, è meglio approcciarsi e chiedere i suoi contatti per stabilire poi una commissione. La seconda cosa da non dire mai ad un artista è tanto lo fai in un'ora. Questa è un'altra cosa che mi sono sentito dire durante le commissioni e che ammetto mi ha un po' infastidito. Tanto lo fai in un'ora vuol dire dubitare dell'impegno che un artista mette per disegnare o dipingere. E come screditare il suo lavoro, come se il fatto che impieghi poco tempo nel realizzarlo lo faccia perdere di valore. E invece è totalmente l'opposto. Se un artista è capace a fare un'opera in un'ora è perché dietro c'è un grosso percorso di studi, una ricerca, una memorizzazione esecutiva che gli permette di riuscire a ottenere in poco tempo un buon risultato. Questo non va assolutamente a pregiudicare il valore dell'opera e vi assicuro che quello che un artista riesce a fare in un'ora, un'altra persona probabilmente non riuscirebbe a farlo nemmeno in un mese. Quindi, quando si paga ad un artista una commissione, non si paga solo il tempo che impiega nel farla, ma anche la sua visione, il suo talento e lo studio passato che gli ha permesso di arrivare a quel livello.
La terza cosa da non dire mai ad un artista è «costa troppo». Nel mio caso, prima di prendere una commissione, parlo sempre prima con molta chiarezza e faccio un preventivo che considera la grandezza del supporto, il materiale e quanto è impegnativo il soggetto da realizzare. Se invece vendo un'opera mia personale, considero tutti questi fattori e anche l'attaccamento che ho per quel determinato quadro. Nei primi anni in cui ho fatto delle commissioni, vendevo lavori a prezzi davvero bassissimi. Poi ho iniziato a guardarmi intorno e contestualizzarmi nel mercato tra i miei colleghi artisti. E mi sono reso conto che stavo svalutando la mia arte. Ci sono tanti fattori da considerare, come i materiali, le dimensioni, l'energia e la visione che un artista mette per realizzare un'opera. Quindi, piuttosto che dire costa troppo, credo che magari sia più accurato dire è fuori dal mio budget. La quarta cosa da non dire mai ad un artista è ti dico io cosa modificare. Voglio condividere con voi una brutta esperienza che ho avuto in passato per farvi capire meglio. Un paio di anni fa sono stato contattato per realizzare un ritratto di famiglia molto grande, composto da 4 persone. Tralascio il fatto che ho avuto come riferimento delle foto di pessima qualità e che, quando andavo a zoomare, si sgranavano tutte. Apro una piccola parentesi. Quando si mandano delle foto per fare delle commissioni, è importante che la qualità sia ottima e che non ci siano filtri applicati sopra, perché l'artista ha solo quello come riferimento e, non avendo mai visto la persona dal vivo, potrebbe capitare di non cogliere dei dettagli specifici che rendono somigliante un volto. In sostanza mi sono state mandate diverse foto singole dei componenti della famiglia che ho dovuto adattare e unire in un unico quadro. Questa è stata una cosa un po' impegnativa da fare, perché se vengono date delle foto diverse, anche le fonti di luci e di ombre lo saranno, e quindi si potrebbe rischiare che l'opera non appaia uniforme. In tutto questo, la persona che mi ha mandato le foto mi ha anche chiesto di far sorridere il volto di sua madre. Ovviamente io non avevo alcuna idea di come la forma del viso della signora si modificasse mentre sorrideva o dei suoi denti. Avrei potuto immaginarmeli, ma questo poteva rendere il viso non somigliante all'originale. E alla fine ho deciso di rifiutarmi nell'applicare un sorriso sul volto della signora. Tornando al concetto iniziale, questa persona voleva vedere ogni singolo progresso del disegno, interrompendo un po' il flusso dell'esecuzione artistica, perché voleva dirmi lei, a mano, quali sfumature aggiungere e cosa modificare. Anche se la commissione è una collaborazione tra chi la richiede e l'artista, ed è giusto parlare e adattarsi alle esigenze, ho trovato questa cosa profondamente irrispettosa. Mi sono chiesto, ma se una persona si rivolge ad un avvocato, per esempio, si permetterebbe mai a dirgli o solo suggerirgli come deve scrivere una lettera? L'artista è un professionista e nessuno sa meglio di lui come deve essere composto un quadro. Comunque sia, al lavoro finito ho inviato una foto del risultato e questa persona mi ha detto di non essere troppo soddisfatta perché diceva che avevo ingrassato troppo sua madre. E io gli ho spiegato che sotto quel quadro c'era una griglia molto accurata, per cui lo spazio che la signora occupava sul foglio era abbastanza preciso, ma che probabilmente aveva una visione falsata perché la foto era presa dal lato. Quando l'opera è stata ritirata, la persona si è resa conto che aveva una visione sbagliata e, vedendo il quadro finito dal vivo, fortunatamente poi ne è rimasta molto entusiasta. Credo che bisogna fidarsi della capacità dell'artista e che non sia giusto dire agli altri come fare il proprio lavoro.
La quinta ed ultima cosa da non dire mai ad un artista, forse anche quella più insensibile, è: fare arte non è un vero lavoro. Purtroppo c'è ancora questo luogo comune molto ignorante per cui fare arte è visto solo come un hobby. Ho riscontrato queste cose fin da quando ero bambino e andavo a scuola. Ricordo che il fatto di essere bravo in arte non era equiparato allo stesso livello di essere bravo in matematica. Anche se eccellevo in arte, restavo sempre uno studente di serie B, e questo ha avuto nella mia adolescenza una forte ripercussione negativa che mi ha portato molta insicurezza. Anche dopo la terza media e aver scelto di frequentare il liceo artistico, lo stesso liceo era considerato molto meno di un classico o uno scientifico. Robert J. Sternberg, un famoso psicologo statunitense, ha elaborato una teoria triarchica del pensiero dove, secondo lui, l'intelligenza si divide in tre fasce specifiche: quella analitica, che comprende le persone più portate alle materie scientifiche; quella creativa, che comprende le persone più portate alle arti e alla letteratura; e infine quella pratica, che comprende le persone portate a lavori manuali e laboratoriali. Queste diverse forme di intelligenza hanno lo stesso valore, e lo psicologo suggerisce agli insegnanti non solo di spingere gli studenti verso la loro attitudine, ma anche quello di adattare i loro insegnamenti in base al tipo di intelligenza degli allievi. Questa è una cosa che purtroppo non accade mai, ma non voglio divulgarmi troppo sugli errori che secondo me ha il sistema scolastico italiano. Sono dell'idea che la società parte proprio dalla scuola ed è da lì che si dovrebbero attuare dei cambiamenti. Sicuramente la carriera d'artista libero professionista è meno stabile di un lavoro da scrivania, ma credo che bisogna fare nella vita ciò per cui si è portati e non modificarsi e adattarsi in ciò che la società vuole e si aspetta che facciamo, perché questo non farà altro che creare una società di adulti infelici. Supportate gli artisti che conoscete, comprate nelle botteghe di artigianato del vostro paese, comprate opere per illuminare le pareti di casa vostra, perché l'artista è un mestiere a tutti gli effetti ed è una scelta di vita molto coraggiosa e si merita lo stesso rispetto di tutti gli altri mestieri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente tutte le cose che ho condiviso con voi sono date dalla mia esperienza personale, e se vi siete ritrovati in qualcosa, oppure se volete aggiungere un altro punto alla lista delle cose che non si dovrebbero mai dire ad un artista, scrivetemelo sotto nei commenti, perché sono molto curioso di sapere la vostra opinione, anche per poterci confrontare. Se questo video vi è piaciuto, non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale, oppure se vi fa piacere condividere questo video con un artista che conoscete. Io adesso vi abbraccio e noi ci vediamo presto sempre qui sul mio canale con un video tutto nuovo.